Barra inversa. La Francia ha sofferto ma alla fine è riuscita a superare l'Inghilterra, bella e ancora una volta incompiuta. Nel match dei quarti che ha spalancato ai Blues le porte delle semifinali ai mondiali in Qatar. Dove ora sfiderà il sorprendente Marocco. Una prova di squadra quella che ha permesso di vincere 2-1 ai galletti di Deschamps. Motivati ovviamente dall'importanza dell'appuntamento ma anche da quanto accaduto alla vigilia della partita. Il duello con Kane secondo quanto rivela RMC Sport infatti, i francesi sarebbero stati involontariamente caricati dalla stampa inglese. Che aveva individuato in Loris il punto debole della nazionale campione del mondo. Mbappé e compagni si sarebbero così idealmente stretti attorno al loro capitano che in campo si è rivelato poi determinante con diverse parate. In particolare una su Bellingham a inizio ripresa. E chissà che non sia stato proprio Loris. Recordman di presenze con la Francia, 143 finora, a ipnotizzare in qualche modo Kane che dopo aver segnato un rigore ha fallito il secondo duello dal dischetto con il suo compagno di squadra del Tottenham. Un errore decisivo, festeggiato in campo da Mbappé che insieme a Loris e agli altri Blues può continuare ora a inseguire il bis mondiale. Virgola.